mesi ne abbiamo perso perché non conosciamo perfettamente le lingue o almeno un po'. Cosa dite, ragazzi? Siete d'accordo? Wie viele Gelegenheit habt ihr verpassen, da ihr keine Italienerin, kein Englisch oder kein Deutsch sprechen könnt? Guys, welcome once more to Gentleman Lessons. And I want to know, how many times did you lose an opportunity to talk to someone just because you couldn't understand each other and you couldn't speak the other one's language? Und auch Damen. Und warum Damen? Certo, lo stile è importantissimo. E infatti oggi parliamo di stile tutti insieme e parliamo di cravatte. Approfondiamo questo bellissimo argomento. Die Männer müssen Aufmerksamkeit auf den Stil machen, da die Damen auf den Stil Aufmerksamkeit passen. So today we're going more deep and deep and deep into the world of cravat, that the tie. Allora, ricordiamoci, riagganciamoci alla storia della cravatta. Ricordiamoci del Re Sole che ne era un collezionista e ricordiamoci che Venezia, che è qui vicino a noi, era proprio la culla o il nido delle cravatte più belle del mondo nel 1700. Noch eine Perle über die Geschichte und in Venedig finden wir die Herstellung von hochwertigen Krawatten im 18. Jahrhundert. So the love for cravat actually in the 1500 was here in Venice. So everything started expanding here in Italy, of course. And so today I want to give you some more tips. In tutto il mondo conoscevano le cravatte veneziane, che erano, diciamo, le più preziose. Nel contempo iniziarono ad arrivare delle cravatte meno costose dall'India. Eine Kopie von den Krawatten aus Venedig. So the most important ties were here in Italy, and meanwhile we had some incoming ties from Asia. Abbiamo sentito un campanello, ma è perché stiamo lavorando tutti insieme. E quindi arrivarono queste cravatte dall'India e ci fu addirittura una legge, il Calico Act, che fu una legge contro il contrabbando delle cravatte, proprio perché erano un bene preziosissimo. Sì. Es war auch ein Gesetz gegen den Schmuggel und gegen die Krawatten aus Indien, die sehr günstige und nicht so schön waren. So in that period, what happened was that they actually had to make a law against these outcoming ties from Asia, India, and so that's what happened to keep the precious ones here in Italy. Però, adesso arriviamo ai giorni nostri e le cravatte oggi, diciamo, l'importanza della cravatta è data proprio da come viene annodata e dalla bellezza del suo nodo. Sei d'accordo? Die Schönheit von der Krawatte und auch von dem Mann, der die Krawatte trägt, ist von der Art und der Bindung verleiht. So today we all know, I mean, we men know how important the ties are, and we've got some ways of getting the right knot, so we want to see them. Allora, sicuramente Sandra, che è qui con noi, è d'accordo che il nodo della cravatta è dato anche, Alessia, vedi, dalla bellezza dei suoi interni. Tu sei d'accordo, Jerry? Well, these are the internal parts of the tie, and to make this precious, you need to have these internal parts. Lana pura deve essere e possibilmente doppia. This natural, and it's wool actually, it's double. In tedesco come si Echte dice? Wolle von
innere Seite von der Krawatte und das ist, L'anima. wo wir den Unterschied in eine hochwertige Krawatte sehen. Infatti viene proprio chiamata anima della cravatta. Und die Seele von der Krawatte. Quindi tanto è importante l'interno della cravatta quanto il taglio della cravatta. Il taglio della cravatta deve essere fatto perfettamente a 45 gradi. E come lo possiamo verificare? Lo verifichiamo proprio prendendo le due estremità della cravatta, tirandole dritte, Ale. Bravissima. E qui abbiamo, praticamente non dobbiamo avere nessun tipo di torsione. Questo che cosa significa? Che la cravatta è tagliata perfettamente perpendicolare a 45 gradi. Seele und Schnitt sind sehr wichtig in eine Krawatte. Und wie können wir sehen, ob eine Krawatte perfekt ist? Wir haben zwei Enden. Wir müssen die zwei Enden vorsichtig natürlich ziehen und in der Mitte bemerken, ob die Krawatte dreht. Wenn die Krawatte dreht, ist die Qualität und der Schnitt nicht 45 Graden geschnitten. Und das ist die Regel. 45 Grad muss die Krawatte geschnitten sein. So guys, how do you know if the cut of the cravat is right or not? You simply have to hold one edge, you hold the other, and you just pull it. So when you pull it and you see that this part remains straight, that means that the degree is 45, that's the correct one. So I'll do it again. You see, nothing happened, it remains straight. Questo consente proprio la caduta della punta della cravatta perfettamente dritta, anche per tanti tanti anni la potrete Und utilizzare. das Legen fällt pünktlich und gerade. So this helps you to keep your tie straight on your body, on your belly, when you have the knot on. Una volta che abbiamo accertato la qualità di queste due cose, l'altra è l'uomo che deve saper annodare la cravatta. So when you Seele, actually, yeah. die Krawatte und der Mann. So when you choose the cravat and you choose it in the right quality, you have to know how to tie it. Sì, e diciamo che uno dei nodi più belli che ci siano in assoluto, Jerry, è il nodo Windsor, So vero? yeah, we have the classic ones normally, and we have the Windsor. That's one of the most famous we have. Cosa dici, Jerry? Lo insegniamo a questi uomini che vogliono imparare il nodo Windsor? Let's try it, why Io not? direi di sì. Alright, Nelle so nostre lezioni di stile ci sta, vero Ale? Sei d'accordo? I'll just E pick one. Jerry, was machst du jetzt? Lernst du uns, wie eine Krawatte zu binden? Of course, yes. So here we go. I have my cravat. Wow! I just put it on my neck. And what actually I do is to keep the wide side on my right and the narrow on my left. So just gonna cross it this way. That's the first step. And then pick Attenzione. the wide one downwards. And it goes through this way. Remember to hold this part firm and I pull it on my right side. So go again downwards and this time I pull it on the left side. Ecco, allora l'attenzione è proprio questi due giri, correggimi se sbaglio, Jerry. Tell me. Una volta lo facciamo uscire verso destra Yeah. e la seconda volta verso Verso sinistra. sinistra, Corretto. super. Einfach. Zweimal sollten wir hineinstecken. Einmal rechts und einmal links. Bravissimo. So now I have the wide side on my left, and what I do is to pick it from the left side and bring it to Terzo. the right side. Giro che non Alright? deve essere più all'interno, ma proprio
girando intorno al nodo. Man dreht draußen um den Knoten. And pay attention to hold firm this part. As you can see, I'm creating a triangle. Si viene a creare proprio, cioè è molto importante nel momento in cui voi annodate, stringete bene e create questo bellissimo triangolo. Un dreieck. So this time I'm going forward. Gira ancora. Pick it up once more from the left side and I go through here. Aspetta Jerry, scusami, quindi yep. Due volte noi giriamo intorno al nodo entriamo. Und jetzt hineinstecken. Yeah, so as you can see I create a little hole here where I put the white side. And now comes the big deal. So I prefer doing this. Nodo Windsor. And just put your finger right here to create this little hole senza here. Senza specchio, senza yep. specchio. Uno spiegel. Yeah. So when you finish, you can just tie it and just give it actually the shape you want, right? So super. You can even take it off and give it some more movement. Wow. Here we go. Così lo potete aggiustare ancora di più, vero Jerry? Anche senza go. Specchio. E lo potete anche fare per i vostri amici. Why not? Perfect Birkonen for eure friend. Bene. E così per tutti i nostri uomini di stile, imparare le regole per poterle infrangere e reinventare mille nodi diversi. Quanti nodi possiamo fare? Sembra che ne possiamo fare 85, vero? 85, wow. E allora, dateci i vostri consigli, quali nodi sapete fare? E noi sceglieremo 85 uomini diversi per i nostri canali social, è vero ragazzi? Cosa dite? Welche Knoten seid ihr in der Lage zu binden? Und wir werden auswählen die Männer, die verschiedene Knoten binden können. Wow. So going around the web, we found that we actually have around 85 knots of tie. So if you guys know how to, do the knot, we're waiting for you. Just give us your names and you can be on our website. Why not? Showing people how to tie your knot. Quindi qualità, uomini di stile e donne che la sanno raccontare. Le regole base per le lingue e per lo stile. Wichtig sind die Qualität der Mann und damit die Geschichte und die Technik erzählen können. So guys, remember, go for the quality, go for the right tie, and of course the right ladies. Thank you for following. Ciao. See you, bye.